Il cinismo del Lecce, l'ingenuità del Foggia, i fischi dello Zaccheria, la festa dei tifosi salentini. Ingredienti equamente distribuiti per spiegare il pareggio per 2-2 nel derby pugliese di Serie B. 90 minuti che non cambiano le distanze in classifica tra le due squadre e lasciano i dubbi sulla guarigione della formazione di Grassadonia dopo la brutta prestazione di Cosenza. I giallorossi di Liverani invece hanno preso alla lettera i dettami del loro tecnico. Rabbia e cinismo sono serviti per risalire la china quando la gara sembrava compromessa. Il Lecce punge all'inizio, soprattutto con il cross pericoloso di Pettinari. Il Foggia costruisce le migliori occasioni per il resto del primo tempo. Sciupa Mazzeo, girando debole e senza precisione da centro area, ci prova per due volte Kragl. La prima dopo un dribbling stretto, concludendo sul primo palo. Vigorito se la cava anche con l'aiuto della difesa. Poi direttamente su punizione, trovando il portiere leccese ben piazzato. Il Foggia però ha preso coraggio e viene premiato con il vantaggio firmato dalla conclusione chirurgica di Deli, servito da Agnelli. Dalla distanza, ad inizio ripresa, arriva anche la perla di Tonucci, ancora sul servizio di Agnelli, che batte Vigorito e sembra chiudere i giochi del derby. Immediatamente riaperti dalla punizione di Mancosu, che beffa un Bizzarri poco sicuro nel difendere il suo palo di competenza. Con la gara riaperta, il Lecce ritrova anche il coraggio e la verve che, al contrario, la squadra di casa sembra aver smarrito. Il gol del pareggio ne è la naturale conseguenza, anche se il pallone che la Mantia sbatte in rete viene sporcato prima in maniera decisiva ed involontaria da Tonucci. La reazione del Foggia è tutta nella conclusione di Kragl centrale, bloccata da Vigorito, e non basta per scalfire un pareggio giusto, anche se accolto con i fischi dal pubblico dello Zaccheria.